Ciao a tutti lettori e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo un po' di quelle che sono state le mie letture di gennaio e partiamo dicendo che a gennaio ho letto molto poco ma decisamente bene, nel senso che mi è piaciuto tantissimo tutto ciò che ho letto. Non so perché infatti, ma il secondo anno di fila in cui a gennaio leggo il libro che poi so che finirà nella top 10 dei libri letti quell'anno. Se l'anno scorso è successo con i Buddha e proprio di Thomas Mann, quest'anno è la volta della Fiera dell'Umanità di William Fakering e la mia edizione Oscar Classici Mondadori che consta di ben 875 pagine. Voi non avete idea di quanto io vorresti leggere questo libro, forse letteralmente da anni, ma ammetto che l'amore mi è sempre un po' intimidita, quindi nei fatti non mi sono mai decisa. Ma fortunatamente quest'anno ce l'ho fatta e l'ho amata alla follia. Sebbene questo romanzo presenti una notevole quantità di personaggi, possiamo identificare Becky Sharp e Amelia Sedley come i due personaggi principali, due personaggi esattamente agli antipodi, dal momento che si capisce fin da subito che Amelia è destinata a diventare il classico angelo del focolare e che invece Becky, diversamente dalle donne dell'epoca, è molto avanti per i suoi tempi. E se Amelia è genuinamente dolce e disponibile, Becky non fa nulla se non accetta di avere qualcosa in cambio. Becky infatti è molto ambiziosa, nonostante sia palese fin da subito che i suoi metodi non gli permettano chissà quale tenore di vita, ma lei non si dà per vinta e noi per tutto il tempo assistiamo al suo tentativo di scalata sociale. A volte ce la fa e a volte invece le cose non vanno secondo i suoi piani, ma lei non molla mai e questa sua ostinazione più volte è una carta vincente. Sebbene Amelia e Becky siano molto diverse, c'è effettivamente una cosa che le accomuna e questo è il fatto di non guadagnarsi quasi mai la simpatia delle donne che le circondano, e questo è un aspetto su cui l'autore si sofferma molto, questo fatto che spesso e volentieri la peggior nemica di una donna sia una donna stessa. Come dice il titolo completo, questo è un romanzo senza eroe, cosa molto insolita perché anche questo è stato pubblicato, ma io non sono totalmente d'accordo. Non ho amato particolarmente nessuno dei personaggi, forse due, perché comunque l'autore li ha usati come specchio di una società contaminata da moralismo a cui saporemente si tiene fede, ma allo stesso tempo mi sono piaciuti molto perché comunque mi ci sono affezionata. Per esempio Becky, sebbene lei non sia il mio personaggio tipo per ciò che fa e per ciò che pensa, è impossibile pensare a lei solo in modo negativo. E lei stessa, con tutti i suoi ideali e le sue macchinazioni, è una denuncia sia all'epoca vittoriana che alla società inglese in sé, che spesso l'autore giudica aspramente. Personalmente, per me, il personaggio che spicca davvero è quello dell'autore stesso, perché lui non si limita a dirci cosa accade, ma fa effettivamente parte della storia. Ma allo stesso tempo è come se fosse anche una sorta di compagno di lettura, perché lui è come se leggesse insieme a noi e poi si fermasse a discutere ciò che succede. Tutti i personaggi hanno una voce magnifica e molto ben distinguibile, e questa è una cosa che a me capita di fare quasi esclusivamente Stephen King, ma la voce di Diego è superba. Il suo è uno stile molto denso e accattivante, pieno di sarcasmo, perché secondo me offre tantissimi spunti di riflessione. Infatti, se noi decontestualizziamo questo romanzo, secondo me può benissimo essere adattato alla società di oggi. A livello di quanto ci ho messo per leggerlo, ci ho messo quasi un mese, e questo perché ho voluto fare le cose con calma, nel senso che io ho sempre letto abbastanza velocemente, tanto che a volte ho avuto un po' la sensazione che mi stessi perdendo qualcosa, quindi quest'anno ho deciso di cambiare questo andazzo. Ed è stata un'ottima scelta, perché così mi è piaciuto anche di più. Infatti è stato molto bello tornare in modo sistematico da questi personaggi, per me è stato un modo tutto nuovo di vivere il mio libro. Mi dispiace molto che quando ci sono i mezzi classici difficilmente questo venga menzionato, ma è bellissimo, quindi se voi non l'avete fatto, datemi un'occasione. Dato che, come vi dicevo, il romanzo precedente mi è tenuto occupata per quasi tutto il mese, ho deciso di iniziare in contemporanea qualcosa di un po' più conciso. Se avete già visto il video in cui vi consiglio libri a tema olocausto, sapete già che a gennaio ho colmato una mia enorme lacuna e ho finalmente letto Se questo è un uomo di Primo Levi. Ciò su cui voglio soffermarmi qui, a parte la tematica che non penso abbia bisogno di presentazioni, è lo stile di Levi, che anche in questo caso è uno dei più belli in cui mi si è imbattuta. E a parte appunto la tematica, ma questo è lampante, ma secondo me è proprio per via dello stile che è così potente. Come vi ho già detto nel video di cui vi dicevo prima, Se questo è un uomo è un libro che inevitabilmente ti cambia, ed è anche giusto che sia così. Come ovvio, per compensare i tanti anni in cui sono stata a digiuna di questo autore, ho intenzione di accumulare tutto ciò che ha pubblicato. E a questo proposito ho visto che in edicola stanno pubblicando tutte le sue opere, e anche se dal punto di vista estetico non sono le più belle che abbia mai visto, alla fine quello che conta è il contenuto. Mi sembra che siano 16 uscite a 7,90€ l'una, quindi secondo me è fattibile. Infine, dal momento che avevo bisogno di qualcosa di un po' più vivace, ma anche un po' più leggero se vogliamo, anche se non dal punto di vista della tematica, perché anche questa è una tematica molto importante, ho optato per questo qui. E questo è Fantastically Great Women Who Changed the World di Kate Pankhurst. Questo, come salta subito all'occhio, è un volume un po' sulla falsa riga di Storia della Buonanotte per bambini ribelli, infatti sia l'impostazione che l'intento sono gli stessi. E anche qui sono delineate le vite di diverse donne che per ciò che hanno fatto sono importantissime tanto per l'emancipazione femminile quanto per il mondo stesso. L'unica pecca di questo volume è che si finisce sempre un po' intorno alle solite note, e da questo punto di vista Storia della Buonanotte ha qualcosa in più, anche se qui le storie di queste donne vengono esposte un po' meglio. Quindi io continuo comunque a sostenere la validità e il significato di volumi di questo tipo. In più, a livello visivo è davvero ben fatto. Vi faccio vedere qualche disegno così ve ne fate un'idea.
queste invece sono le donne a cui è dedicato. Sfortunatamente qui in Italia è ancora inedito, infatti questo è il titolo della Bloomsbury, ma l'inglese è fattibilissimo, quindi può benissimo leggere chiunque. E sì, perché se lo stesse chiedendo, Kate Pankhurst è una discendente di Emmeline Pankhurst, leader del movimento delle suffragette che ha portato le donne al diritto di voto, infatti ovviamente anche lei è menzionata qui dentro. Quindi se anche a voi piacciono volumi di questo genere, secondo me è una bellissima aggiunta alla collezione. Ebbene lettori, anche per oggi il video finisce qui. Come vi ho detto, a gennaio ho letto molto poco, ma davvero bene, quindi sono felicissima. Come al solito, giù nell'info box ci sono tutti i miei link da piacere ad Amazon nel caso in cui volesse acquistare qualcosa. Ovviamente fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri e cosa avete letto voi a gennaio. Io come al solito vi auguro buona lettura e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!